I malati di mente, disabili o soggetti con malattie genetiche, secondo la dottrina nazionalsocialista, costituivano una vergogna per la Germania hitleriana. I manicomi si svilupparono dalla seconda metà dell'Ottocento in poi. I malati mentali non potevano garantire produzione e riproduzione, infatti tutti i diversi risultavano essere nemici da sopprimere. La scienza psichiatrica, tra il 1934 e il 1944, fu responsabile della morte di oltre 70.000 pazienti psichiatrici dichiarati incurabili, e l'80% dei pazienti morti negli ospedali psichiatrici morirono per fame, per infezioni e maltrattamenti. Müller-Irr ricorda tra l'altro che tra il 1944 e il 1941 i pazienti psichiatrici ebrei vennero uccisi con il gas dagli stessi gruppi che uccisero i pazienti non ebrei. Le torture e gli esperimenti indotti ai malati mentali non furono opera delle SS, ma di psichiatri e medici illustri. Essi si trasformarono in veri e propri aguzzini nei confronti dei loro pazienti. Tra di loro si ricorda sicuramente Oskar Dillwanger, il quale fu appellato come serial killer. I nazisti così iniziarono l'eliminazione di coloro che ritenevano vite indegne di essere vissute. Tra le varie torture si ricordano gli esperimenti sul freddo, dove i soggetti furono forzati a rimanere all'aperto nudi a temperature sotto zero. Vennero fatti inoltre esperimenti di trapianto di ossa e muscoli, che indussero le vittime a sopportare dolori atroci e inabilità permanente. Tra queste atrocità ricordiamo l'Action T4, dove vari medici si resero partecipi all'attuazione di questo programma, che consisteva nell'eutanasia di milioni di persone ritenute mentalmente instabili, incurabili o deformi, utilizzando iniezioni letali o altri dolorosi metodi. Come già detto in precedenza, uno degli aguzzini più spietati fu proprio Oskar Dillwanger, il sadico soldato tedesco nazista, talmente crudele da essere considerato un serial killer. Egli uccise direttamente o indirettamente centinaia di migliaia di persone, tra uomini, donne, vecchi e bambini. Egli agì sia personalmente che per mano degli uomini che aveva il comando. Uccideva per il gusto di uccidere e lo faceva in modo spietato, malvagio e motivato. Ricordiamo il militare e medico tedesco Sigmund Rascher, conosciuto per i suoi esperimenti sulle persone, che sono stati giudicati disumani e criminali. Questi esperimenti venivano fatti per trovare una cura per il cancro. Le persone con disturbi mentali o con atteggiamenti fuori dalla norma venivano perseguitate. Si sono ritrovate alcune cartelle cliniche di quel periodo, come per esempio quella del signore A.V. Aveva 57 anni e venne ricoverato il 25 novembre 1943 per stato depressivo ansioso. Iniziò ad impazzire dal momento in cui i suoi figli vennero presi dai tedeschi. Diceva di vedere la moglie morta e i figli che gli parlavano. Anche durante l'esame somatico implorava al medico di aiutarlo a trovare i suoi figli. Un'altra cartella può essere quella della signora B.G., di 71 anni, ricoverata il 6 marzo 1944 per depressione involutiva. Per più di un anno non volle che le figlie uscissero di casa perché temeva che potesse succedere loro qualche disgrazia. Tra i ricoverati in ospedale psichiatrico si evidenziano due gruppi: quelli che erano già ricoverati da lungo tempo per motivi psichiatrici ordinari e quelli che furono ricoverati alcuni mesi prima della deportazione, forse proprio per fargli avere una protezione. Il processo ai dottori fu il primo dei 12 processi secondari di Norimberga, che le autorità militari statunitensi istituirono dopo la Seconda Guerra Mondiale contro i sopravvissuti della Germania nazionalsocialista. La corte militare processò 23 persone, tra cui dottori e amministratori, che vennero accusati di aver preso parte ai crimini di guerra e crimini contro l'umanità, facendo e partecipando a esperimenti nazisti sugli esseri umani. Queste accuse misero in luce il programma dei medici della Germania nazionalsocialista, il programma dell'Action T4, che, come detto in precedenza, consisteva nell'uccisione sistematica di persone considerate indegne alla vita, come per esempio persone con disabilità, ritardi mentali o internati. Il processo iniziò il 9 dicembre 1946 e si concluse il 20 agosto 1947.